Miss Kiol, questi calcoli sono completamente sbagliati. La Reale Accademia è furibonda. Con i dati che abbiamo elaborato, il nuovissimo satellite X4 si è schiantato nell'oceano. Il lavoro l'avevo dato a Miss Watson, poi lei è fuggita dal college e i calcoli li ho fatti io stessa. Perché non ha contattato invece un altro astronomo? Ci ho provato, ma dicono tutti che è un lavoro complicato, ci vogliono mesi per terminarlo. Mentre la Swanson lo avrebbe concluso in pochi giorni, è così? Mi costa ammetterlo, ma quella ragazza è davvero speciale. Quella benedetta Swanson. Ma perché se n'è andata così? Si è messa in testa di salvare il mondo da un demone o qualcosa del genere. Ah, sì, ed è fuggita con un ragazzo arabo. Un principe di ottima famiglia. Sono allibita per il suo comportamento. Comunque sia, non abbiamo altra scelta. Dobbiamo convincerla a tornare. Le ricordo che ci abbiamo già provato senza alcun esito. Non direi. Quella volta lei è tornata con questo magnifico tagliacarte in regalo. Una sciocchezzuola. Torni alla carica, Miss Keogh. Ritrovi Tilda Swanson e questa volta ce la riporti. Il destino del college è nelle sue mani. Signor sì. Papone mio! Tilda! Guarda chi si vede. Nessuno deve sapere che siamo qui, nessuno. Bene, allora venite con me, conosco un posto molto più sicuro. Dove ci porti? Al tuo vecchio nascondiglio. Oleodotto collegato è pronto a pompare, vostra malvagità. Sì, sì, meno convenevoli, incominciate. Già! Quel dannato diavolo babilonese mi sta costando un'intera fortuna! Ti costa una fortuna, eh? Ah, ma no, io dicevo così, tanto per dire... Bene, allora fai raddoppiare il getto di questo petrolio! Ma tu come fai a sapere sempre quello che faccio e quello che dico? Stupido e noioso mortale, non hai ancora compreso quanto sia grande il tuo padrone vocale? No, grandissimo, magnifico, stupendo! Dai, zitto, preparati piuttosto ad agire! Presto raggiungeremo Farad in un luogo molto lontano da qui. Un luogo che il ragazzo crede sicuro, povero ingenuo. Un posticino fantastico. Da bambina, quando stava quassù, era un'impresa a farla scendere per cena. Ottime lenti. Mi costò una fortuna, ma ne valse la pena. La mia piccola ha fatto tanta strada da allora. Libri di astronomia, archeologia, matematica. Guardate qui cosa ho trovato. Piccolo robot che costruì a 7 anni usando scatole di sardine, molle di orologio e qualche vecchio bullone. Ti faccio vedere come funziona. Ehi! Premetto sabbia! Ho detto di mollarmi per a te l'ambulante! Ehi! Maleducato! È anche ubbidiente! Allora, ragazzi, come mai siete da queste parti? Ci ha portati qui lo Shariman. Ah, eccole! Sono queste le pietruzze che andate cercando. Sono magnifiche. Dunque è per queste che siete andati fino in Tibet e in Cap... cosa? In Cappadocia. Appunto. E poi, se non ricordo male, in Australia e in Messico. Correttamente esatto, Papone. E ora la quinta pietruzza la dobbiamo recuperare proprio qui, in Inghilterra. Già, così dice la mappa di Aladino. Ah, sta scritto qui sopra? Sì, la mappa ci guiderà verso un luogo correttamente magico, Stonehenge. Ah, ho capito, l'ho visto una volta in cartolina. Sì, è una specie di cerchio di pietre enormi. È un complesso megalitico preistorico, costruito migliaia di anni fa come osservatorio astronomico e chissà cos'altro. Oh
Cozzi e trivelle! Questa volta i miei scienziati si sono davvero superati! Geniale! E pensare che li pago così poco! È solo per vedere questo stupido giocattolo che mi hai scomodato! Ma questo è Blacky! Denti al diamante, occhi a infrarossi per vedere di notte, struttura in lega di titanio e risponde solo alla mia voce! Attacca, Blacky! Buono, cagnolino mio bello! Risponde solo alla tua voce! Cagnaccio traditore! Sa chi è il padrone! Ma io ti cambio i circuiti! Ottimo tè verde cinese! L'ultima volta lo gustai insieme al mio maestro Aladino, un vero intenditore. Proprio come il mio papà? E non come la mia adorata figlia, che preferisce altre porcherie. È vero, Tilda non è esattamente un palato molto fine. Ehi! Oh, piccola, stavamo scherzando. Lo so, ma là fuori c'è Miss Kio. Quale picconi, la megera! Via, via, filatevela, vi copro io. Le tazze, faccia sparire tutto. Usciamo dalla finestra. Sì, un momento. Eccomi. Ma che spiacevole, che spiritosa sorpresa. Il dispiacere è reciproco, Mr. Swanson. Ma, ehi, si può sapere cosa vuole ancora? Io non vedo più Tilda da quando... Da quando è scappata dal college e io sono qui per questo. Tilda deve tornare, lo vuole il rettore, il governo, persino la regina. Non lo vuole Tilda e questo chiude il discorso. Sua figlia non può buttare all'aria una brillante carriera per seguire stupide fantasie. Tilda sta salvando il mondo. L'avevo detto io, lei è pazzo, proprio come sua figlia. Avanti, saltiamo il muretto e via di corsa. Aspettate! Cugino Ben Smith! Cugino, bene, basta! Che fa? Tratta col nemico? No, Ali. Ben ha solo incontrato uno dei suoi moltissimi cugini. Senti, cugino, io ho un piccolo problema. Puoi darmi una mano, per favore? Per carità, in nome della cuginanza, tutto quel che posso. Senta, perché non cerchiamo di ragionare? Bene, allora smettiamola con la storia del demone e le altre sciocchezze. No, calma, io ho detto di ragionare. Appunto. Ma perché non vuole credermi? Guardi che io quel demone l'ho visto coi miei occhi. È tremendo. E sputa fiamme, vero? Pale e picconi, può giurarci. Un evidente caso di allucinazione collettiva. E i frammenti di cristallo? So che Tilda glieli ha mostrati. Straordinaria, visto che purezza. Sì, sono abbastanza suggestivi, ma lei quando li ha visti? Oh, io? Beh, io... Mi ha detto che non vede Tilda da prima che si mettesse in viaggio. Oh, sì, ma... ecco... Lei ha incontrato Tilda. Quando? Ah, conosco bene questa schifosissima bibita. Sì, piace moltissimo anche a me, parola di... Di bugiardo! Ma non importa, Tilda è qui vicino. Aspetti, non è qui, posso spiegare. La macchina! Mi ha pure rubato la Rolls! Avverto subito polizia, governo ed esercito! Oh! No, no e no! Mia figlia non è una criminale! Non mi tocchi! Lei è un bandito! Un violento! La pianti e mi ascolti! La porto io da Tilda. Va bene così? Cosa sto tramando? Niente. Voglio solo che lei veda quel demone coi suoi occhi. E allora dovrà crederci, d'accordo? D'accordo, ma non succederà nulla. Che ne dite, ragazzi?
In un colpo solo abbiamo piedato Miss Kiol e ci siamo procurati un comodo passaggio. Già, molto meglio che portarvi in groppa volando. Alla mia età è sempre una bella faticaccia. E poi andare a spasso in Ross è così correttamente British. A questo punto potremmo anche parlare un po' del tempo. Del tempo? È tipico degli inglesi parlare del tempo. Da queste parti cambia in continuazione. Pioggia, vento, sole, nebbia. Già, nel deserto di che vuoi discutere? C'è sole e basta. Su Stonehenge oggi si prevede cielo sereno e ottima visibilità. Ottima visibilità, Ormai stiamo per arrivare. Non dovrebbe essere molto lontano. Seguite il sentiero in quella direzione. Non sarà lontano, Stonehenge, ma questa nebbia non ci aiuta. Usa il tuo istinto, ragazzo. Non credo sia più difficile che trovare acqua fra le sabbie. Hai ragione, Al-Sayed. Ehi, ma che cosa è stato? Ho sentito come un digrignare di denti. Sarà un randagio spaventato. Non preoccupatevi, ci penso io. Vieni qui, bello, non aver paura! Non credo sia un cagnolino. Ha occhi spaventosi. Qui non c'è proprio nulla. Cos'è? Chi va là? Che hai sentito? Non lo so, era un rumore metallico. Quale picconi, che nebbia! Fortuna che siamo quasi arrivati. Lo sapevo. Abbiamo fatto un incidente. Era ovvio. Non dovrebbe circolare con questo tempo. Questa poi. Ma chi è quell'imbecille che si diverte a produrre nebbia? Si è fermata. Ma che cosa è successo alla nebbia? Rashid, dovevo immaginare che c'eri di mezzo tu. Ok, diciamo che senza nebbia è meno divertente, ma non vi darò scappo lo stesso. Ombra, stiamo pronti. Preparo subito. Aspettate, ho un'idea migliore. Mi dispiace un po' separarmi, ma ne vale la pena. Basta giocare a nascondere. Ora vi sbranerò. No, non vorrei. No. No, vai di là. Così cadi nella. Nella trappola. Donna, preferisco la nebbia. Mischio, cosa ha fatto a mio padre per costringerlo a portarla qui? Diciamo che ha promesso di credere a quello che vedrà. Chissà, potrebbe convincersi. Ne dubito. Ah, signorina, vorrei che intanto correggesse questi noiosissimi calcoli per il satellite X4. Scompaia subito dalla mia vita! Miss Kiol, ora abbiamo da fare. Ci lasci in pace. Giovanotto, nessuno mi impedirà di parlare con Tilda. Miss Watson, dobbiamo parlare di molte cose, non fuga! È lei che mi costringe, cara Miss Kiol. Ali, pensaci tu. E vorremmo anche il suo parere sul progetto di acceleratore. Ehi, aspetti, per favore! Amorilla! Lo scorpione mi ha punto, mi ha avvelenata! Miss Kiol! Ma che le hai dato? Una pozione che la renderà dolce come uno zuccherino. Sarebbe un miracolo! Quando si risveglierà, correrà felice per i prati. Ma attenti, non parlatele, o si innamorerà perfettamente di voi. Miss Kiol, mi sente? Chiamami Constance. Troppo tardi, oh no. Ah, Nigeluccio mio.
Maria, che le prende? Stringimi fra le tue braccia! Lasciami senza respiro! No, dico, giù le mani! Ali, che hai combinato? Non ci lasceremo mai più! Promettimelo! Promettiglielo, papà! Tienicela fuori dai piedi! Il sole sta calando e lo Shariman ci aspetta all'ora esatta del tramonto! Sì, non c'è tempo da perdere! Tesoro, vieni qui! È buona! Abbracciami! Ferma! Non mi piace. Egokan non si è ancora fatto vivo. L'appuntamento esatto è al centro del cerchio di pietre. Farad, esci subito da lì! I cristalli! No! Che c'è, Farad? Hai perso qualcosa? Ombra! Sotto la pietra! Presto! No! Farad! Ma che succede? Aiuto! Dove sei, Farad? Aiuto! Niente più cristalli, niente più ombra e fra poco niente più Farad. Il cerchio è chiuso, Farad! Ti schiaccerò come una mosca! Scorrettissimo demone! Scorrettissimo demone, soffiantilla no, gigantilla neanche! Perforilla finita! Roventi sabbia! Farfallone mio! Tilda! Egokan ha bloccato Farad dentro un cerchio di vapore e fra pochi minuti l'appuntamento con lo Shariman sfumerà e tutto sarà perduto! Allora passiamo sotto come dei bravi minatori! Roventi sabbie! Ha ragione! Tesoro mio! Ma sei un genio! Va bene, va bene! Mi scavantilla! Ora lasciate fare a me. Inutile fuggire, Farad. Io ti sento, ovunque tu sia. Fermo lì, dannato bestione. Dovrai vedertela con noi. E anche con me. Venga avanti. Stupidi umani. Oh, attento. Ehi, sei solo un pallone gonfiato! Sono qui! Chiunque lei sia, le ordino di smettere! Sta distruggendo un patrimonio archeologico di inestimabile... Per tutti i demoni ancestrali, ora basta! Stringerò su di voi il cerchio di pietre e ne farò la vostra tomba! Qui sotto ci sono i cristalli, bisogna tirarli fuori subito! Sì, voi tenete a bada quella vaporiera! Aura Mazda Silsamansarenki! Che possiamo inventarci? Ah! Mischiol, mi dia questo. Questo? È un gioiello di famiglia. Niente di valore, però... È perfetto. Voi pensate ai cristalli, io tengo a bada Egokan. Credevi di avermi tolto tutti i frammenti dello Shariman? Che cosa intendi dire? Ne avevo dato uno a Tilda. Ora combattiamo alla pari. Maledetto. È inutile nascondersi. Vieni, fatti vedere, dai, ti aspetto! Forza! Sei tu che devi lanciare il cristallo! Se non mi prendi io ti sbrano! Lo sai che non sbaglio un colpo! Poi voglio indietro il mio... Shh, zitta! Che aspetti? Giochiamocela una volta per tutte!
tramonto, il quinto cristallo! Farad! Prendi questo, Ego Khan! Mi hai giocato! No! Prima lo Shariman o lo perderemo per sempre! Ombra, seguili! No! Il quinto frammento dello Shariman preso! Ce l'ho fatta, Farad! Ce l'ho fatta! Muori, Farad! Ego Khan! Hai perso! Farad! Ah, c'è mancato poco, eh? Vero, Farad? Qualcuno può aiutarmi? Ha sbattuto la testa contro una roccia ed è svenuta. I cristalli dove sono? Ah, eccoli! Ci sono tutti! I quattro che avevamo e il quinto appena recuperato. Tira fuori la mappa. Vediamo qual è la nostra prossima destinazione. Piccoli, questa è magia. Tilda, abbiamo il prossimo appuntamento astrale. Decifralo. Dopo, non voglio che lei sappia dove andiamo. È pur sempre Miss Kiol. Hai ragione, è meglio andare. Grazie di tutto, Nigel. Senza di lei noi... Ah, non mi divertivo così dall'ultima partita di rugby contro quelli del Pozzo 18. Ciao, Pacone. Ciao, ti chiamo domani alla solita ora. Ci conto, piccola. E acqua in bocca con lei, eh? Constance, mi senti? Dove sono? Come stai, Constance? Va tutto bene? Cos'è questa confidenza? Come si permette? Mantenga le distanze, energumeno! Ma che mi è successo? Oh, ma il mio zircone! Il suo gioiello era caduto fra le pietre. Ah! Voleva rubarmelo, ci ha provato, brutto! Ma no! Farad l'ha scagliato contro Ego Khan prima di recuperare i cristalli. Grandi numi, ancora con questa penosa storia! Ma non ricorda! Il demone prendeva i macigni e ce li tirava addosso e noi scappavamo! È stato terribile! A me sembra che le pietre siano tutte al loro posto. A quanto pare lei ha una fervida fantasia. Male picconi, questo c'era da aspettarselo. Adesso dovrebbe riaccendersi. No. Glielo assicuro, c'era una barriera di vapore e io ho scavato sotto per... Fermo! Ecco, guardi, un altro mostro. Adesso ci crede? Che sta dicendo? Non ha mai visto nessuno portare a spasso un cane? Sì,